Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti i profumi che ho trovato ieri da Eurospin, della loro linea di make up o comunque della loro linea di beauty, Fior di Magnolia. Ho trovato alcune fragranze, 5 da donna e una da uomo. Sono rimasta un po' incuriosita da questi prodotti e per questo ho iniziato, diciamo, a provarli tutti in una volta sulla pelle per capire se magari, come da lì, anche da Eurospin si potevano trovare dei profumi dupe di fragranze più famose, e infatti è stato proprio così. Ho trovato fra tutti i profumi presenti nell'espositore ben 4 dupe su 6, 4 profumi naturalmente sempre, come vi dicevo, di Fior di Magnolia, che si chiamano Pure Charm con confezione bianca e giallina, Rose Touch con confezione bianca e rosa, Violet Sugar con confezione bianca e viola chiaro, Fabulous Flower con confezione bianca e gialla. Questi 4 profumi ho trovato 2 dupe. Infatti il Pure Charm è Poisson di Dior, mentre il Rose Touch è il Narciso Rodriguez Eau de Toilette. Invece del Violet Sugar e del Fabulous Flower non ho purtroppo trovato equivalenti, se entrambi sono fragranze più fresche e più adatte secondo me alla stagione estiva, mentre Rose Touch e Pure Charm sono fragranze appunto più dolci e molto più femminili. Ho deciso di acquistare proprio oggi, come vedete l'ho già aperto, il profumo Pure Charm, che come vi ho detto anche prima è il dupe di Poisson, per capirci quello rosso, perché Narciso Rodriguez non mi piace, non lo utilizzo moltissimo. Le confezioni sono tutte identiche, cambia solo, diciamo, qui l'incisione del nome. La boccettina è completamente trasparente e con il tappino sopra oro e con il simbolino, come vedete, di Fior di Magnolia. Ogni confezione contiene 100 ml di prodotto e i profumi hanno tutti un PAO di 12 mesi. L'inci non è proprio buonissimo, nel senso che in prima posizione troviamo alcol denaturato, acqua e profumo. Vi consiglio comunque di metterlo sempre sui vestiti. Quando ho spruzzato tutti e 4 i profumi sulla pelle, ho notato che Pure Charm, che è quello che indosso anche in questo momento ed è, ragazze, veramente, credetemi, identico a Poisson, e Rose Touch sono le fragranze che fra tutte resistono di più. Violet Sugar e Fabulous Flower sono quelle che sono svanite, diciamo, prima di tutto. Questo dupe di Poisson e il dupe di Narciso Rodriguez durano su di me 5 ore circa, ma se se ne mette magari qualche spruzzata più abbondante, secondo me anche molto molto di più. I prezzi di questa linea sono di 5,99 € l'uno, quindi secondo me hanno un rapporto qualità prezzo ottimo. Io sinceramente li trovo molto molto simili ai profumi, quelli di Lidl, come durata, come prezzo, come rapporto appunto quantità prezzo, sono allo stesso livello sia di prezzo che di qualità, quindi vi consiglio assolutamente sia questi che naturalmente quelli che di cui vi ho parlato in tantissimi altri video, anche perché l'inci di entrambi è molto simile. Altri 2 profumi che ho trovato però non hanno questo packaging quindi così lungo, ma è completamente diverso, e sono 2, uno maschile e uno femminile. Il femminile si chiama Wonder e la confezione fucsia all'interno, mentre la confezione esterna è bianca e fucsia. La stessa versione l'ho trovata anche al maschile, quindi con packaging identico ma cambia il colore. Infatti quello maschile si chiama Wild e è celeste, del marchio Niche, e di entrambi ho trovato i dupe. Il Wonder Fior di Magnolia, quindi quello da donna, è molto simile alla Petit Robe Noir di Guerlain, e ne sono sicura al 100% che è simile a quello, perché io per 2 anni ho lavorato in profumeria per Guerlain e, ragazze, la profumazione è molto simile. L'unica cosa che ho notato è che nella Petit Robe Noir originale gli ingredienti, la profumazione è più equilibrata, mentre nel Wonder si sente tanto la liquirizia, e il Wonder dura anche molto molto di meno rispetto a questi di Fior di Magnolia. Niche, ossia la parte uomo, quindi
quindi For Men. Wild io l'ho sentito molto molto simile a Dolce & Gabbana The One, quello con la confezione per farvi capire marroncina, e sono sicura quasi al 100% che sia quello, perché il The One è il profumo del patatone, nel senso che lui, se vuole un profumo, vuole che io gli regali o lui va a comprare sempre e solo il The One. Wild ve lo consiglio molto di più rispetto a Wonder. Comunque i profumi maschili si sentono sempre molto di più rispetto ai femminili. Giù nell'info box vi scrivo anche il prezzo di Wonder e di Wild. Penso sia 3,99 euro, ma non ne sono sicura al 100%. Naturalmente ragazzi, se voi avete trovato il dupe di Fabulous Flower o di Violet Sugar, mi raccomando, come avete fatto per i profumi quelli di Lidl, fatemi sapere nei commenti, perché comunque io sempre nell'info box vi scriverò profumo di Eurospin e l'eventuale dupe vicino. So così tutte, anche io, abbiamo la visione completa dei profumi di Eurospin. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti quale fra questi è il vostro profumo preferito. Io vedrò come mi trovo nei prossimi giorni con il Pure Charm, e nel caso, se proprio vedo che mi trovo bene, comunque sono prodotti che si trovano sempre da Eurospin, andrò a prendere anche il dupe di Narciso. Mi raccomando, ricordatevi di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale. Do anche il benvenuto a tutte le tantissime nuove iscritte che ci sono state in questi giorni. Un bacione grande ragazze, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!